conosci te stesso è proprio il motto che poi è stato rielaborato dagli altri filosofi, ma fondamentalmente è alla base del pensiero, del nostro pensiero, e penso un po' non solo occidentale probabilmente, perché conoscere se stessi significa scavare, catturare chi siamo dentro, metterci alla prova, metterci in gioco, metterci a nudo, che non è facile, e dopo tutto questo passaggio di sovra, di questo lavoro interno, diciamo, si può arrivare a capire realmente chi siamo, non forse non del tutto, ma in buona parte. E questo può essere sufficiente per darci quella speranza che ci aiuta a vivere meglio, quindi nel meglio. Per quanto mi riguarda, io il mio percorso ormai di 40 anni da questa parte, che mi cimento in questioni artistiche, insomma, ho fatto anche altre attività, però a un certo punto della mia vita ho deciso che avrei dovuto iniziare un'attività professionale nel campo dell'arte, perché era per me diventata un'esigenza di vita, insomma. Ecco. Poi, diciamo, stante la mia abitudine anche a presentare eventi, perché ho condotto due associazioni, sono stato presidente di due associazioni, prima la Bottega degli Artisti, che era un piccolo gruppo che si è formato nel mio paese, e poi con l'avvento di internet c'era l'esigenza di fare qualcosa di più. Quindi abbiamo rivoltato tutto e abbiamo creato Artisti di Bottega, di cui pure ho preso presidenza. E abbiamo creato eventi molto belli, non solo a Ravarino, che è il mio paese d'origine, ma anche Modena e dintorni, un po' ovunque, insomma, nel Bolognese, nel Reggiano, quindi nella regione. Ecco. Quindi abbiamo fatto tante cose interessanti con artisti molto molto bravi, artisti dal Friuli, la Sicilia, cioè non ci possiamo posti limiti. Internet permette questo. Ha dei pro e dei contro, questo è il pro. Poi ci sono tutti gli altri contro, i social, tutto quello che ne consegue, il tempo che perdiamo a guardare degli schermi, eccetera, eccetera. Potrei parlare per ore sui problemi, però ci sono anche dei benefici, bisogna sapere un po' cogliere. Purtroppo i giovani hanno difficoltà perché mancano di esperienza e cadono dentro queste trappole psicologiche. Quindi bisognerà cercare di aiutare anche noi artisti, noi un po' anzianotti dell'arte, dovremmo cercare di aiutare i giovani a farli uscire da questa situazione un po' devastante, in molti casi, non dico in tutti, ma in molti casi, perché uno strumento vale se lo sai usare. Quando c'è stato l'avvento delle prime lavatrici, andavano corrente elettrica, non c'erano i salvavita, sono morte tantissime donne, poverine. Ecco, perché gli strumenti innovativi sono una gran cosa, ma all'inizio sono pericolosi, finché non li hai compresi. E quindi, come in tutte le cose, ci vorrebbero veramente le istruzioni per l'uso, dei corsi, approfondimenti, anche su tutti i piani, anche psicologico, perché molte persone sono deboli e si lasciano catturare. Questo, diciamo, è un aspetto che non c'entra. Poi dopo, oltre a questa associazione, ultimamente ho deciso, insieme ai miei collaboratori, di chiudere l'associazione, perché quando le cose diventano troppo ripetitive, allora io penso che non sia più il caso di giocarsela. E quindi sono passato direttamente alla Proloco Ravarino come coordinatore degli eventi artisti da Proloco, il che mi dà la possibilità di avere un po' meno burocrazia da gestire, perché essere presidente dell'associazione è impegnativo, con tutte le norme fiscali del giorno d'oggi è molto impegnativo. La Proloco è molto più organizzata, ha molte più potenzialità, per cui mi sgrava da queste incombenze burocratiche, e quindi io mi sono ritagliato il mio angolino nel gestire le mostre d'arte per conto della Proloco. Certe attività che avevamo in altri siti le abbiamo cedute ad altre associazioni più vicine ai luoghi, come ad esempio l'ospedale di Baggiovara di Modena, dove avevamo delle prestigiose sedi espositive. Però abbiamo detto no, io lavoro sul mio paese adesso, perché voglio, ormai sono, tra virgolette, sarei anche in pensione, per cui ho pensato che adesso, se prima ho lavorato per guadagnare, per sopravvivere, facendo pur cose che mi piacciono, oggi voglio lavorare per divertirmi e soprattutto per esprimere me stesso e aiutare anche gli artisti meritevoli di crescere, di poter crescere, di poter affermarsi attraverso la loro arte. Poi c'è un'altra cosa che il maestro Salvo sa molto bene. Ci sono molte realtà, purtroppo, che illudono attraverso gli strumenti del mercato. E questo illudere, diciamo, non è una cosa positiva. Perché
perché purtroppo siamo in una società nichilista, materialista, dove quello che conta fondamentalmente è Dio denaro. E quindi capisco che si debba vivere di questo, però vivere, diciamo, sulle spalle di chi crede per debolezze psicologiche è molto pericoloso ed è grave. Per cui, ecco, l'opera che c'è da fare anche di sensibilizzazione per far crescere le persone e dargli quella forza per contrapporsi alle cose sbagliate, immorali, diciamo, fuori da un contesto di correttezza morale. Perché uno giuridicamente può fare soldi, però se lo fa inculcando delle idee di quali, chissà quali paradisi a qualcheduno, questa è una cosa che non è bella, non porta delle cose buone per la società. E noi credo che dovremmo fare, soprattutto noi artisti, cose buone per la società. Questo è un po' quello che mi sento. E anche per i giovani, perché giovanissimi, sappiamo il momento storico che stiamo vivendo, difficile sotto ogni punto di vista, lavoro eccetera, che oltre anche per colpa dei social, di internet, che appunto bisogna saperli usare con intelligenza, non farsi usare, tante volte cadono nella rete anche di facili guadagni, eccetera. E soprattutto il digitale è molto utile, però ha cambiato anche il modo di comunicare, ma anche di farci credere l'arte, no? Che invece l'arte è qualcosa, bisogna metterci passione, è qualcosa di complicato, bisogna studiare, non si finisce mai di studiare. Ecco, proprio questo volevo chiederle, cioè nel senso che i ragazzi oggi hanno molto l'idea che tutto è subito, no? Per cui uno fa una canzone, autotune, sa cantare, in realtà non sa cantare. Ecco, anche con l'arte, che lei magari avrà modo anche di essere giovani, com'è difficile oggi? Quanto è semplice o difficile fargli capire che l'arte è qualcosa di serio, che è un mestiere, al di là che uno vuole farlo di mestiere o di passione? Perché spesso io noto che c'è difficoltà anche quando mi chiedono vorrei scrivere di mestiere, pensano che basta un articolo per diventare già un grandissimo giornalista, ma non è così, c'è la gavetta. Ma infatti oggigiorno io ho sempre ritenuto che arte è sintomo di sacrificio, di sudore e di anni e anni e anni di esperienza, perché oggigiorno io vedo nascere artisti in giro di 5-6 mesi, cioè ascoltatemi, non è artista, è soltanto che qualcuno l'ha illuso. Ecco dov'è il virus, che ci sono delle persone che pur di fare, di raccogliere, no, a rastrello soldini di qua, soldini di là, illudono delle persone che sei bravo artista, ti faccio esporre qui, ti faccio esporre là. Poi le vendite sono zero, perché è chiaro, la gente non è sciocca, vede che dietro quell'opera non c'è corsi, sacrificio, sudore, tecnica e oltretutto anche apprendimento, è normale che non vende, però nel frattempo continua a pagare. Ecco dove sta andando a finire l'arte. È una mercificazione, è diventata purtroppo commerciale. Lei pensi che addirittura ultimamente è uscito fuori l'NFT che sarebbe l'utilizzo dell'immagine dell'opera dietro pagamento. Ma in questa maniera si perde anche l'unicità dell'opera, l'eccellenza. E, vede, io ora, vabbè, dice non è giusto parlare di me, però mio padre, accademico d'arte, all'inizio a 6 anni e mezzo, quando sono andato via di casa, che erano 18 anni e mezzo, io in effetti lui mi ha fatto 12 anni di scuola, 12 anni sono 3 accademie, ora lascia perdere me, ma addirittura vedere quelli che in 5-6 mesi imbrattano qualche tela ed espongono, questo veramente mi viene alla pelle d'oca. No, anche perché c'è una filosofia importante in cui si dice che se tutto è arte vuol dire che l'arte non c'è più e quindi non esiste più. Persone come lui, come Franco, come me, che invece hanno sudato, hanno pianto, hanno riso, non hanno dormito la notte per cercare di risolvere qualcosa che non veniva bene nel coso, ci hanno dedicato la vita, e non è, cioè, allora che cosa dovremmo dire di queste persone? Ecco che oggigiorno, che siamo in un periodo di superficialità estrema, sono riusciti i media a ghettizzare e a superficializzare una delle cose più belle e importanti che esistano nel mondo, l'arte.
perché l'arte è serietà. Quello che resta ai posteri è quello, è l'arte, quello che abbiamo avuto finora, oggi, no? Sono stati i grandi del passato, ma l'incapacità oggi di confrontarsi e addirittura di affiancarsi ai grandi del passato la dice lunga. Ecco perché oggigiorno bisogna farsi una domanda e darsi una risposta. Il fatto di non andare a bottega da persone, da professionisti per imparare come facevano gli antichi, lo stesso Caravaggio, voi lo sapete, il primo maestro di Caravaggio, una persona che se non fosse stato il maestro di Caravaggio non sarebbe mai uscito fuori dagli annali, Antiveduto Grammatica, dice, è un nome, va, è stato il primo maestro di Caravaggio. Poi vabbè, c'è stato il Cavaliere d'Arpino, il Cardinale del Monte, eccetera eccetera, però dai maestri bisogna andare. Io quando ero ragazzo a Gaeta e avevo appena 6-8 anni, papà mi portava nelle gallerie. Il gallerista, che non pedava solamente all'economia, andava a visionare i nuovi, diciamo, provetti artisti, e a qualcuno, sentito io con le mie orecchie, gli diceva: guarda, ti do il numero di un bravo artista, vai a fare lì un po' di lezioni e torna fra un annetto, 2 anni. Ora non lo dicono più. Bravo, bravo, prendi, ti faccio esporre qua, ti esporre là. Ma io che poi faccio il critico alla Galleria Aerea Contesa Arte, e purtroppo a volte ci sono delle persone a cui uno bisognerebbe proprio candidamente dirgli: guarda, vai a fare un po' di lezioni, no? E poi ritorna. Bravo, ma l'umiltà non esiste più nell'arte, tutti si credono artisti, tutti. Basta che espongo l'opera al muro, sono diventato artista. No, artista o quantomeno emergente o pseudo-artista parte con la minuscola, prima di arrivare alla maiuscola ce ne vuole. Oggigiorno pensano di essere tutti con la maiuscola e non lo sono. In tutti gli ambiti dell'arte, dalla musica, alla scrittura, la famosa gavetta, diciamo che è diventata un'utopia forse la gavetta. Però c'è da farsi una domanda. Perché quando ci sono in Italia le mostre dei grandi del passato nei musei, tipo le Scuderie del Quirinale, il museo, il periodo di permanenza dura mesi e spesso per le prenotazioni viene prolungato di altri mesi? Perché oggi rileggiamo ancora tanti libri, non so, ad esempio I Miserabili. Forse perché sono classici, e se sono stati e sono ancora definiti classici, un motivo ci sarà. Quindi insomma io vi invito, insomma, ai giovani, non solo all'ascolto, la visione, a fare la gavetta, a studiare, impegnarsi, qualsiasi sia la strada che vogliono seguire, perché con il talento si comincia avanti, ma soprattutto col sudore, tanta tanta gavetta, e soprattutto mai smettere di studiare. E tra poco vedrete una bravissima artista che qui è esposta, vi faremo vedere un po' di opere, che nonostante sia bravissima continua a studiare.